Allora, spero mi vediate perché sto registrando con la Procam, che io chiamo Procam perché è una simi GoPro, visto che la mia fotocamera oggi non vuole funzionare, mi sta boicottando. Prima batteria, ci ho cambiato le batterie, poi la scheda memoria non è, quindi devo prendere un'altra scheda memoria. Comunque, oggi vi voglio parlare delle... gli acquisti creativi che ho fatto in 1 o 2 mesi, in 3 anche, forse 4. Quindi sarà un video lunghissimo, spero vi piaccia. Eccolo! Partiamo subito. Allora, prima di stoppare tutto, stavo facendo vedere questi stampini qui. Eccoli qua. Questi stampini bellissimi, ecco. Questo è tema Halloween, che io li uso principalmente per il film. Questi qui. Questo è tema Halloween. Questo è tema natalizio. Eccolo qua. Tema pasquale. Qui. Tema fiori. Eccolo qua. Primavera. Poi, lo stampo logo che tutte le creative hanno, finalmente ce l'ho anch'io. Lo voglio provare con le creazioni in colla calda, vediamo. Farò un video breve con le creazioni in colla calda. Ok, che l'ho preso su AliExpress. Sticker a tema cosmetica, li ho presi su AliExpress anche questo. Adesso lo vedete, lo metto a fuoco, eccolo qua. Aspettate. Ok, poi andiamo avanti. Questo non c'era nessuno, spero. È uno stampo con tutti gli emoticon di WhatsApp. Eccoli qua. Voglio provare anche questo su, con la colla a caldo, preso su AliExpress. Ok, andiamo avanti. Poi, stampo normalissimo, quelli quadrati, che ho visto che anche Eika Kawaii ce li ha. Sono l'ho preso dai cinesi, sono 4, 1 euro, sono stampi quelli per fare i pasticcini, per intenderci. Poi, andiamo avanti con l'haul, eccoli qua, ok. L'ho preso dai cinesi, è lo stampo in silicone, quello fatto a tavoletta di cioccolato. Non l'ho ancora usato, è ancora integro. Poi andiamo avanti. Questo l'ho preso sempre dai cinesi, mi sembra. È uno stampo, quelli che usano per la per cioccolato, il fondente in pasticceria. Spero che vengano bene lo stesso le creazioni. Eccolo qua. Poi una tavoletta fatta a, per fare le lettere con il Pisla, qui, presa da Tiger. Poi andiamo avanti, due tavolette per i timbri in argento e in oro, l'ho pensata soprattutto per fare timbini a tema natalizio, a tema festivo, eccolo qua. Avanti. Poi un altro stampino, quelli per i pasticcini, avete presente, quelli per fare i muffin, cupcake, quelli in silicone, fatto a cuoricino, 3 a 1 euro dai cinesi. Poi kit base per la pisla, sempre da Tiger. Ok, avanti. Oli essenziali di ogni genere, preso su AliExpress, ecco qua, sono tantissimi, mi servono per le mie creazioni cosmeticose, come dice Carlita Dolce, che saluto. Poi, set di sticker, faccio vedere, con gattino, eccole qua, poi
cuoricini tutti colorati, stelline tutte colorate, ciechi tutti colorati, emoticon. L'ho prese per farci le cover o le creazioni in colla a caldo, eccole qui, sticker emoticon. E infine sticker labbra rame, sono bellissime. Poi avanti, colori acrilici non mancano mai, infatti ne ho finiti una marea. L'ho presi da Tiger, mi sembra a 2-3 euro, potrebbe essere, non ricordo perché è un po' di tempo, comunque mi sembra sui 3 euro. Ecco qua, andiamo avanti. Set di pennelli che mi servono soprattutto per dipingere ultimamente, visto che quelli che avevo a scuola ma non ne possono più, sono un po' da battaglia. Li ho presi, eccoli qua, dai cinesi, 1 euro. Poi colla vinilica, ormai la potete prendere ovunque, anche i cinesi ce l'hanno. Eccolo qui, andiamo avanti. Poi altro stampo in silicone per la fondente in pasticceria a tema festivo. Questi due qua non li ho presi dai cinesi, li ho presi da casa, si chiama il negozio, vende tutti articoli per la casa. Eccoli qua, sia questo che l'altro non ho preso dai cinesi, infatti costicchiano un po' di più. Andiamo avanti. 7 timbrini di Tiger con l'alfabeto e il puccino. Qui l'ho, la mia intelligenza, l'ho timbrato male, vedi che ho coperto la E. Complimenti. Pagato sui 2 euro, 1 euro, 2 euro. Pizza tutti colorati, vedi le Tiger. Ta-dan! Voglio fare anche un video con le creazioni in pizza. Strumenti del mestiere per il fimo, se si vedono, prese dal bricco, infatti sì, c'è sopra fimo, sui 2-3 euro l'ho pagati. Poi andiamo avanti, indovinate, altri colori acrilici presi dal Lidl, la marca è Crelando. Sono i colori primari, sono bottigline un po' più grosse rispetto a quelle altre perché ne uso parecchio, purtroppo per le mie tasche ne uso parecchio. Poi decorazioni l'ho pensate per o i braccialetti, la bigiotteria che faccio, oppure per le cover. Mi sembra 2 euro da Tiger, eccolo qui, paillette, non lo chiamo paillette, ok. Poi altro stampo di silicone ovale preso dai cinesi, sono 4 pezzi, 1 euro, eccolo qui, quello per i muffin, il cupcake. Poi panetti di fimo presi da bricolio, eccolo qua, giallo, rosso, blu, l'ho presi primari perché almeno posso colorare, farti colori. Poi altre decorazioni per le cover prese dal bricco, costicchiano un pochino, le coccinelle e i funghetti che sono tanto carini. Qui ok, mamma mia che cazzo, non c'è un'altra da morire. Arriva? Sì. Ah, non ti sento. Stavo registrando. Oh madonna, va bene dai, se tu mi devi avvisare. Ah dai, ti sentiamo dopo. Ok.
Ciao. Ciao. Poi, cordoncini per le collane e i braccialetti, che voglio fare anche quello. Non ho ancora avuto tempo di farlo. Questo qua. Semplici da bricco io o dal bricco. Costano sui 2 euro, 1 euro. E per i prezzi non mi ricordo, scusate. Ah, questi qua sono i cameo che ho preso per fare le collane con le creazioni in colla a caldo, prese da il negozio, si chiama Candy Crystal su eBay. Sono simpaticissimi, sono puntualissimi con le consegne, hanno anche un codice sconto, vi faccio vedere, si chiama Candy Crystal, c'è anche il loro sito, eccolo qua. Sono molto molto gentili, la consegna è rapida, i prezzi sono ottimi. Io ho preso tutti i cabochon, tutte le cose per le cover, l'ho preso qui, eccolo qua. Vi saluto tantissimo. Ok, poi silicone, quello bianco acetico per fare la panna, l'effetto panna montata sulle cover, puzza ma è più lucido, come dice Erika. Erika Kawaii che saluto, fonte di ispirazione Erika. Poi colla universale di Tiger, eccola qui, 1 euro. Colle glitter, questa è una delle sue pezze, sono tutte colorate, dura relativamente, l'ho pagate 4-5 tubetti, 1 euro. Infatti si vedono, ecco le altre, le superstiti, ecco qua, sono già aperte, scusate per la confezione aperta. Poi panetti di Fimo Air come se piovesse, io adoro il Fimo Air, costa pochissimo, non devi metterlo in forno a cuocere, si asciuga all'aria, è spettacolare, ve lo consiglio se non siete tanto buone col Fimo. Eccolo, Fimo Air, è un panettone grossissimo, costa 2-3 euro, massimo 4 euro, non di più. Poi pistola per il silicone, le trovate in ferramenta o dai cinesi, eccolo qua, anche al bricco volendo. Poi altro silicone, però quello acrilico, quello da colorare, così potete fare la panna, effetto panna o come volete, di tutti i colori, basta aggiungerci i colori acrilici, per quello che ho tanti colori acrilici. Poi andiamo avanti, panetto di Fimo nero, colla glitter che è superstite, ecco qui, abbiamo quasi finito, non disperate. E questi sono i pigmenti per i trucchi che faccio, i cosmetici, eccoli qua. Pigmenti comprati su eBay. Poi, luci per il mio futuro sfondo, che vorrei non mettere più questo, ma ho popato lo sfondo con lo sfondo e le lucine, eccole qua. La prese da Tiger sui 3 euro da brush, se non mi sbaglio, perdonate se sbaglio i prezzi, perché io e la memoria abbiamo indirizzi diversi. Comunque, poi, questa è una base per anello comprata dal bricco, eccola qua, se la vedete. Poi, base per orecchini. Anellini per tutti i charms, ecco qua, mini lip gloss da riempire ovviamente a vuoto. Poi
sac à poche con due punte e un enorme sac à poche di quelle di tessuto, non mi rimane il termine, pagata 1 euro. Poi per macinare le polveri ho preso questo piccolo macina spezie, l'ho preso da Tiger sui 3-4 euro dovrebbe essere. Siamo a 3-4 euro. Ok, siamo quasi alla fine, ce la possiamo fare. Ennesima sac à poche, presa dai cinesi a 1 euro, con tutte le punte. Ok. E come ultime, tutte queste confezioni in alluminio di tutte le grandezze più o meno, le grandezze per i miei cosmetici. Dovremmo avere finito, no? Ce n'è ancora una, aspettate. Eccole qua. Giusto. Lucido per il film comprato dal Bricco, che è caduto ovviamente. Stick di colla caldo a 90 centesimi dai cinesi e pistola per la colla caldo pagata 7,50 euro. Ci siamo riusciti, abbiamo finito l'haul creativo. Io vi saluto, vi mando un bacione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale. Vi prometto che terrò aggiornato il più possibile il canale. Vi saluto, vi mando un bacione. Ciao, a presto!